crescerà dentro me, sul silenzio che abita qui fiorirà un canto che mai nessuno ha cantato per te. Nascerà dentro me, sul silenzio che abita qui fiorirà un canto che mai nessuno ha cantato per te. Nascerà dentro me, sul silenzio che abita qui. Grazie, grazie per essere venuti qui. Per fare cosa? Siamo insieme, già siamo insieme da ieri sera, per fare festa per il consultorio intitolato in onore di Agnese Docenzo. Siamo orgogliosi di questa scelta e siamo felici di poterla condividere con i suoi figli e la sua famiglia. Ci auguriamo possiamo condividere con voi questo progetto, ma ci auguriamo pure che possiate sentirvi parte di questo progetto. Quindi noi non siamo dei consulenti che attendiamo degli utenti, noi siamo delle persone che insieme vogliono fare qualcosa nel territorio, per il territorio. Tant'è che questa realtà è una realtà che nasce in primis dalla messa in comune delle parrocchie di questo progetto. Quindi le parrocchie sono i soci fondatori, con i loro rappresentanti che sono i parroci, sono i soci fondatori di questa realtà. E insieme a loro ci siamo una serie di persone che penso avrete modo di conoscere, che già sicuramente conoscete. Ogni nostra scelta è stata ben ponderata, dai colori del manifesto ai luoghi in cui fare festa, quindi ieri sera eravamo al teatro comunale, oggi siamo qui. Un'altra scelta per noi determinante è stata decidere chi tagliava il nastro. E allora proprio in onore di Agnese abbiamo chiesto la collaborazione, la partecipazione da protagonisti ai suoi figli. Siamo felici che loro abbiano aderito con tanta voglia di farlo. Vedo che siamo una famiglia dove si intersecano diversi saperi, diverse esperienze, diverse età, perché il gruppo che abbiamo costituito è una rappresentazione, dico io, di tutte le fasce di età, dai giovani a persone più sagge, che hanno sicuramente più esperienza di me e delle persone, io sono tra quelle forse più giovani. E mi hanno dato questo alto compito di rappresentarli, che già per me è stato impegnativo. Siamo un gruppo di professionisti che condividono quindi uno stile, come c'è in tutte, penso, spero, in tutte le famiglie, un modus operandi, un progetto di fare della propria professione una buona opportunità di aiuto. Quindi siamo un gruppo di volontari professioniste che con impegno, con sacrificio, con competenza, con ottimismo, con uno spirito di servizio, mette a disposizione la propria professionalità per dare possibili, e dico io, micro risposte di ascolto, di aiuto, di sostegno alle persone, tra virgolette, che non hanno voce. La maggioranza dei casi che ad oggi abbiamo seguito, e già siamo a più di 130, giusto Benedetta? 130 cartelle, tutti i casi sono persone che arrivano da noi perché sanno che noi li accogliamo indistintamente. Per noi infatti al centro di ogni nostra scelta professionale, di ogni nostro
modus operandi ci sta la persona e il rispetto che qualsiasi persona ha, la fiducia, la capacità di ascoltare, la capacità di farci sentire vicini a chi possibilmente non, fino a quel momento non si è sentito mai preso in considerazione. E questo lo facciamo nella diversità delle nostre professionalità, anche con un certo anche coinvolgimento affettivo, con una certa sensibilità. E fa che questo consultorio diventi un luogo di benedizione e di verità autentica, che i medici, i professionisti vari esercitano con sapienza la loro difficile arte. Qui i soci, i collaboratori, il personale tutto presti con sollecitudine del proprio servizio. Qui vengono i fratelli a visitare Cristo che soffre nelle sue mesi e possano questi nostri fratelli recuperare prontamente la loro gioia e la loro salute e renderti fermi dei grazie dei benefici ricevuti per Cristo nostro Signore. Voi tutti scenda la benedizione del Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. L'amore del Signore sia la nostra gioia e rimaniamo in pace. Amen. Auguri a tutti. E ora dobbiamo benedire anche i locali fermi. La dottoressa Agata Di Stefano, presidente del consultorio familiare di ispirazione cristiana Agnese Lo Certo di Mister Bianco. La scelta del nome. La scelta del nome è per me un onore, una grande emozione, perché intanto rappresenta un riconoscimento a chi già da più di 10 anni fa aveva sognato una realtà simile, un insieme di professioniste che mettevano insieme la loro competenza, la loro professionalità, ma soprattutto mettevano insieme il sogno del servire attraverso la propria professione. Agnese ci ha lasciato un po' questo desiderio e siamo qui per rinnovare la nostra voglia di concretizzarlo e di metterci all'opera perché questo possa accadere. Nel contesto attuale, qui a Mister Bianco, l'importanza di una presenza di questo tipo. Mister Bianco è un territorio dove l'associazionismo, il volontariato è sempre stato presente, c'è un'appartenenza storica a quelle che sono le associazioni, a quelle che sono le realtà di servizio, che insieme alle realtà istituzionali danno una mano a che si realizzino grandi cose. Il professor Andrea Bettettini è il presidente della commissione giuridica della Confederazione Nazionale dei Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana. L'importanza oggi dei consultori di ispirazione cristiana, sì, nel nostro momento storico e nel nostro contesto. Sì, guardi, in poche parole, l'importanza è semplice e al contempo fondamentale. Semplice perché chi in realtà in questo momento ha bisogno di aiuto è la famiglia. La famiglia, proprio come società, mi ricorda la nostra Costituzione fondata sul matrimonio, ma in generale la famiglia in quanto tale, poi da un lato. Dall'altra, fondamentale perché vanno recuperati quei valori fondamentali della famiglia che si ritrovano anche, noi siamo appunto Confederazione Cristiana, anche nei valori cristiani della vita, nei valori cristiani della famiglia. Tenendo presente che in realtà la famiglia, chiesa, non fa altro che riprendere quali sono i valori della famiglia in quanto tale, poi li ripropone, li abbellisce, ma in realtà i valori sono proprio quelli della famiglia in quanto tale. Quindi in realtà il modello di famiglia che la chiesa propone è il modello di una vera famiglia. Oggi sembra tutto questo un po' controcorrente, tante le voci, le tendenze, certo, nei confronti della famiglia, le alternative alla famiglia, certo, altri modelli. No, è vero che è controcorrente, altrettanto vero che
anche semplicemente dal punto di vista statistico, la chiamiamola pure la via normale è quella della famiglia di sempre, anche semplicemente statisticamente parlando. Poi nuovi modelli vuol dire anche nuove, da un lato nuove sfide, dall'altro anche la capacità anche della Chiesa di adattarsi a queste nuove realtà, perché è altrettanto vero, ci sono nuovi modelli e la Chiesa deve anche comprendere queste nuove realtà e per quanto possibile anche non solo comprendere ma studiarle e accoglierle anche. Quindi in realtà è un problema anche di una sfida anche perché questi nuovi modelli pongono la Chiesa ovviamente. Tante vecchie nuove povertà, tanti disagi personali e familiari. Qui al sud, nella nostra isola, quindi la valenza, l'importanza di aprire altri centri. Certo, cioè, è chiaro che poi il problema molte volte più di una povertà materiale come c'è lei, poi c'è anche il problema ovviamente. E il vantaggio di disagi profondi. Il vantaggio dei nostri consultori che sono aperti a tutti e gratuitamente aperti a tutti, quindi e anche il lavoro lo fanno puro volontariato, quindi diciamo, a proposito di povertà materiale, proprio il vero problema è la povertà spirituale, direi, delle persone, quindi anche il non saper trovare dentro di sé le risorse per poter reagire alle eventuali difficoltà familiari che ci sono sempre o sociali. Quindi ecco, i nostri consultori non soltanto danno un aiuto medico, psicologico, sociologico, ma danno soprattutto, danno anche la possibilità di una formazione delle virtù interiori che permetta poi alla persona, una volta ricevuto l'aiuto, di portare questa formazione interna alla sua famiglia, quindi di trovare in sé l'energia e poter reagire di fronte alle eventuali difficoltà. Tra virgolette di Benedetta, come a volte veniamo indicate, ed è soprattutto l'emozione più grande poter intitolare questa realtà e questo sogno ad Agnese. Oggi siamo qui per presentare il consultorio di ispirazione cristiana Agnese Lo Certo. Perché l'abbiamo intitolato a lei? Perché lei condivideva sin dall'inizio un sogno che era quello di l'emozione, di mettere a servizio la propria professionalità e di poter realizzare grandi cose, non soltanto in uno spirito, diciamo, di competenza professionale, di saper fare bene, ma saper fare con un sogno che era quello del mettere al centro la persona e il rispetto, valori che lei ci ha tramandato e che noi abbiamo fatto sempre nostri in ogni cosa che abbiamo realizzato negli anni. Agnese preparava il primo statuto della nostra associazione, che poi negli anni ha visto un po' tutta una serie di avvenimenti e di cambiamenti. Preparava lo statuto contemporaneamente alla sua sofferenza e quindi come se condivideva e accettava con grande spirito cristiano quali sono un po' gli eventi a cui la vita ci chiama. Intitoliamo il consultorio a lei con una valenza molto positiva e ottimista, che è quello di credere nella famiglia, di credere nei valori e di credere nella determinazione e forza d'animo nel portare avanti un sogno. Ringrazio soprattutto la famiglia, i figli, spero condividano con noi questo aspetto, diciamo, positivo ed energico della nostra scelta. Possiamo dirvi che noi siamo onorati, orgogliosi e sicuramente emozionati perché Agnese vive con noi in quello che facciamo ogni giorno. Prima di iniziare un po' con i contributi che stasera vedranno impegnato il professore Andrea Bettettini
presidente della Confederazione, presidente della Commissione Giuridica della Confederazione Nazionale dei Consultori di Ispirazione Cristiana, è doveroso avere un saluto dalle nostre istituzioni, dalle nostre autorità che hanno anche loro condiviso con noi questo progetto. Quindi chiamo qui il sindaco, dottor Antonino Di Guardo, per un saluto. Partecipare a questa bella e toccante manifestazione. Gli organizzatori hanno avuto l'amabilità di invitarmi, io sono qua a festeggiare, se volete, con voi la nascita di un'associazione. Basta vedere i volti per dire che è un'associazione splendida di persone per bene che vogliono mettere a servizio della comunità la loro energia, la loro voglia di essere partecipi di una società. Alcune cose toccanti sono state dette di questa persona che non è più con noi, che si è spesa per quanto poteva per far nascere questo centro. E qui tante persone di buona volontà hanno ripreso quel messaggio per cui si riparte. E la nostra comunità ha bisogno di tanta buona volontà e del volontariato, perché la nostra società, io parlo per Mister Bianco, ma basta alzare un pochino lo sguardo per vedere come c'è una sofferenza in giro, grande, pesante, forse la più pesante dal dopoguerra, dove tanta gente è sola perché non trova lavoro, tante famiglie si disgregano perché non si può più vivere assieme, perché non si possono mantenere i figli a scuola, perché c'è disarmonia se non c'è modo come fare bollire l'acqua per mettere la pasta in cucina, e quindi è un momento davvero drammatico. Noi come pubblica amministrazione facciamo del nostro meglio, ma le risorse, credetemi, sono alquanto limitate. E in questo campo, quello della solidarietà sociale, siamo in grave ritardo, perché i nostri mezzi sono effimeri, piccoli rispetto alla grande quantità di domanda, di gente che dorme in macchina, di gente che non sa come mandare i figli a scuola. E allora vedere nascere una bella associazione che si rivolge a una parte importante della società, le donne, è un fatto positivo. E io vorrei associarmi a voi per dire buon lavoro, auguri, si faccia il meglio possibile sapendo che l'amministrazione, per tutto quello che potrà, resterà a fianco di questa bella organizzazione per dare una mano a chi soffre, a chi confusa non sa bene come andare avanti. Quindi ancora complimenti e auguri a nome anche di tutta la comunità. Buonasera. Il nuovo vecchio parroco di San Nicolo di Mister Bianco, dal settembre di quest'anno. Ecco, un'altra volta in cammino con tutti voi, sotto la protezione anche della Madonna degli Ammalati. E poi sotto questo nuovo incarico di servizio. Qualcuno mi ha detto: sei tra i relatori stasera? Dico: no, non sono tra i relatori, sono qui per mettermi in servizio di una chiamata che ha voluto fare il nostro arcivescovo, signora Cristina, per questo anche incarico, questa ulteriore nomina di consulente ecclesiastico. Ecco, giustamente, in una realtà di consultorio, no? L'indicazione è quella di essere consulente. Dico che ringrazio il Signore di essere qui con voi stasera, perché quello che già diceva la Presidente Agata,
un'esperienza in cui mi ci ritrovo, il discorso delle parrocchie che fanno uscire la pastorale per le strade, lei ha detto. Ma io direi che le parrocchie che fanno uscire anche la pastorale dall'ambito solo cultuale per farla entrare nell'ambito della vita, a partire dai bisogni del territorio. Mi piace ovviamente partire da un punto che riguarda questa esperienza, scritto proprio nello statuto tra le finalità, nel secondo articolo proprio al paragrafo B. L'associazione consultoria Agnese Rocetto rappresenta una concreta attuazione dell'impegno pastorale delle parrocchie Santa Maria delle Grazie, San Nicolò, Sant'Angela Merici e Divina Misericordia in Mister Bianco, che fanno parte dei soci fondatori attraverso i legali rappresentanti. Ovviamente le parrocchie di Cento, il Mister Bianco, sono quelle che si sono messe insieme in questa prima fase nella formulazione dello statuto, ma è chiaro che non è l'associazione soltanto di queste parrocchie e non è un discorso chiuso, perché sicuramente cammin facendo altre comunità pastorali si inseriranno secondo le disponibilità, secondo le forze. E questa è una cosa bella, perché praticamente dalle parole si passa ai fatti, dal bisogno si danno risposte. Quando parliamo di cattolicità non parliamo di come si pensa di gruppo chiuso, ma anzi letteralmente proprio è un discorso di apertura. Niente poco meno che dal 1991 con un documento proprio della CEI, i consultori familiari sul territorio e nella comunità, quindi all'inizio degli anni 90, e penso che sia un lavoro che dobbiamo fare, appunto, non solo gli addetti ai lavori, non solo gli operatori. Il brano lo conosciamo tutti, del Buon Samaritano, quello di Luca 10, si prese cura di lui. Lo racconta così questo gesuita Giampaolo Salvini, che è stato già anche direttore della Civiltà Cattolica. La famiglia scendeva da Gerusalemme a Gerico per le vie tortuose della storia, quando incontrò i tempi moderni. Non erano più briganti di altri, ma si accanirono contro la famiglia. Le rubarono la fede, che più o meno aveva conservato, poi le tolsero l'unità e la fedeltà, la serenità del colloquio domestico, la solidarietà con il vicinato e l'ospitalità per i viandanti e i dispersi. Passò per quella strada un sociologo, non si offenda nessuno dei professionisti di genere citato. Vide la famiglia ferita sull'orlo della strada e disse: è morta. E continuò il cammino. Passò un psicologo e disse: era oppressiva, meglio che sia finita. Ma incontrò un prete e la sgridò, anche per i preti, perché non hai resistito? Forse eri d'accordo con chi ti ha assalito? Infine passò il Signore, che la vide e ne ebbe compassione, e si chinò su di lei, lavandone le ferite con l'olio della sua tenerezza e il vino del suo amore. Se la caricò sulle spalle e la portò alla chiesa, affidandogliela, dicendo: ho già pagato per lei tutto quello che c'era da pagare. L'ho comprata con il mio sangue. Non lasciarla sola sulla strada in balia dei tempi, ristorala con la mia parola e il mio pane. Al mio ritorno vi chiederò conto di lei. Quando la famiglia si riebbe, si ricordò del volto del Signore e, guarita dalla sua solitudine egoista e delle sue divisioni,
decise di fare altrettanto, di fermarsi accanto a tutti i malcapitati della vita per assisterli e dire loro che c'è sempre un amore vicino a chi soffre ed è solo. San Luca non dice che vi sia stato un commiato solenne, con scambio di indirizzo, di mail tra il buon samaritano e l'uomo salvato, ovviamente non erano i tempi. Così venne ripristinata la solidarietà umana. Se in ogni volto in futuro il malcapitato poteva temere di riconoscere i suoi assalitori, ora poteva anche pensare di riconoscere il suo salvatore. Anche nella solidarietà quotidiana tra famiglie può ripetersi questa riconciliazione umana. Ciascuno infatti può e deve testimoniare la presenza affettuosa del Signore. Allora io auguro che questo consultorio che nasce possa avere questa eredità di cui ho conosciuto tanta fortezza nei membri che me ne hanno parlato, ispirata anche dalla testimonianza di Agnese Rocetto. Ma proprio perché le parrocchie non possono solo delegare agli addetti ai lavori una testimonianza del genere, e qua auguro a tutte le famiglie, a tutti i volontari, a tutti i professionisti delle parrocchie, sì, ma quando intendo parrocchie non intendo solo quelli che vanno in chiesa, cioè la comunità ecclesiale, ma a tutti gli abitanti del territorio delle nostre parrocchie e del nostro comune, un'esperienza del genere. Grazie. Che l'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile. La sua vita è priva di senso e non gli viene rivelato l'amore se non si incontra con l'amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente. Insomma, se è vero, come penso sia vero, che nulla muove tanto ad amare quanto il sapersi amati, è proprio la famiglia il luogo dove si impara ad amare, la famiglia come comunione di persone, dove regna l'amore, disinteressato, generoso, gratuito. Infatti la famiglia, e qui cito sempre le parole di Giovanni Paolo II, più di qualunque altra realtà umana è l'ambito in cui l'uomo è amato per se stesso e impara a vivere il dono sincero di sé. La generosità diventa un fatto naturale, così pure il sacrificio e il perdono. Non a caso Papa Francesco, nel discorso delle famiglie dello scorso 26 ottobre, ricordava che quello che pesa di più nella famiglia è la mancanza di amore. Pesa non ricevere un sorriso, non essere accolti. Pesano certi silenzi, a volte anche in famiglia, tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra fratelli. Senza amore, la fatica diventa più pesante, intollerabile. Ma sentite questo consiglio. Non finire la giornata senza fare la pace. La pace si rifà ogni giorno in famiglia. Scusatemi. Ecco, e si ricomincia di nuovo. Permesso, grazie, scusa. Permesso, grazie e scusa. Facciamo queste tre parole in famiglia. Perdonarsi ogni giorno. Ecco, quindi la famiglia diventa davvero, anche alla luce di questa parola del Papa, proprio una scuola di amore, a patto però che sappia conservare la propria identità, e cioè quella di una comunità stabile di amore, fra uomo e donna, fondata sul matrimonio. Ecco, quando così vengono meno l'amore, la fedeltà, la generosità, la famiglia, ogni famiglia in realtà perde i suoi connotati, si sfigura, e le conseguenze non si fanno attendere, la solitudine, l'abbandono, e davvero la vita diventa proprio un territorio inospitale. Risulta senz'altro necessaria una collaborazione istituzionale fra associazionismo familiare, quindi fra le associazioni che aiutano la famiglia, qui ritroviamo anche i nostri consultori, e le realtà anche attualmente istituzionali, Stato, Regioni, Comuni.
non solo a livello normativo, ma appunto anche amministrativo per la gestione dei servizi della persona. E nell'ambito di questi servizi un ruolo molto specifico hanno i consultori familiari, istituiti per il sostegno educativo, psicologico, sanitario e giuridico della famiglia. Ecco, dagli anni 70 del secolo scorso, quando sono iniziati in modo molto semplice, come nascono sempre le cose, le realtà importanti, soprattutto nella vita della Chiesa, no? Piccole per poi diventare grandi, appunto il seme che poi diventa albero, ecco. Riunione dopo riunione, in casa delle persone, poi nei primi locali presi in affitto, ovunque fosse possibile incontrarsi, sono nati i punti di crescita di quella cultura della famiglia che ha saputo poi tradursi in interventi molto concreti a favore della vita e della inculturazione della vita, e che incoraggia a proseguire senza dire posa sulla strada che è stata intrapresa. Si trattava allora, come anche adesso, no, di fornire sul territorio in maniera capillare, anche poco fa ci veniamo ricordati anche come, grazie a Dio, in Sicilia davvero questa capillarità poco a poco si sta estendendo. Come dicevo, si trattava di fornire uno strumento idoneo per aiutare chiunque si trovasse in difficoltà nei confronti della vita e della famiglia, in quanto luogo che accoglie la vita. Ecco, già da queste poche parole si intuisce come la persona umana nei consultori sia affrontata nella sua completezza, nella sua interezza, per venirle in aiuto, e ci si è davvero resi conto di quanto fossero necessari strumenti, come dire, a diverse sfaccettature, capaci però al contempo di scorgere l'unitarietà della persona umana. C'era, e quindi c'è bisogno, ci verrà anche spiegato dopo, all'interno dell'universo consultoriale c'è bisogno di un medico per quanto riguarda la parte fisica della persona, di uno psicoterapeuta per la parte psicologica della persona, di un consigliere direttore spirituale per la parte spirituale della persona, di un mediatore familiare per la parte relazionale, intrafamiliare della persona, e anche di esperti di diritto per quanto possibile per la parte relazionale della persona verso il sociale e verso la società. Il tutto attualmente secondo un disegno unitario, vedo bene che le persone non possono dividersi a compartimenti stagni, ma siamo un tutt'uno. Ecco, sin dall'inizio chi si è occupato di consultori familiari di ispirazione cristiana si è reso conto anche della complessità dell'impresa. Andavano e vanno tuttora reclutate persone motivate e valide professionalmente, con una buona esperienza umana maturata nel tempo e naturalmente anche sul campo, e un'ottima capacità anche di relazionarsi con gli altri. Ma naturalmente va coinvolto anche chi sappia far funzionare economicamente una struttura complessa. Le sfide erano e sono tante. E naturalmente ci si rende perfettamente conto di quanto quindi l'attività all'interno del consultorio sia un'attività da un lato seriamente professionale, dall'altro però altrettanto seriamente motivata, scusate, seriamente ed eticamente motivata. Non è solo un intervento professionale, ma un intervento che riguarda l'intera persona in quanto persona in relazione, persona dotata di un'anima e di un corpo. E per questo anche chi collabora con il consultorio familiare, chi collabora gratuitamente con mera opera di volontariato, lo fa capendo bene di appartenere appunto a una grande operazione, a una grande impresa umana, ma anche cristiana e soprannaturale. Ed è una prospettiva questa che ritroviamo anche nelle parole di Benedetto XVI, quando affermava che per avanzare in questo cammino di maturità umana la Chiesa ci insegna a rispettare e promuovere la meravigliosa realtà del matrimonio indissolubile tra un uomo e una donna, che è inoltre l'origine della famiglia. Per questo riconoscere e aiutare questa istituzione è uno dei più importanti servizi che si possono rendere oggi al bene comune e allo sviluppo autentico degli uomini e della società, così come la migliore garanzia per assicurare la dignità, l'uguaglianza
coscienza e la vera libertà della persona umana. A questo proposito, continua il Benedetto XVI, voglio sottolineare l'importanza e il ruolo positivo che svolgono le distinte associazioni familiari e ecclesiali in favore del matrimonio e della famiglia. Pertanto voglio invitare tutti i cristiani a collaborare coraggiosamente e cordialmente con tutti gli uomini di buona volontà che vivono la loro responsabilità al servizio della famiglia, affinché unendo le forze e con una legittima pluralità di iniziative contribuiscano alla formazione del vero bene della famiglia nella società attuale. Bene, ognuno di noi appunto non stiamo costruendo un semplice muro, una semplice casa, appunto, ma ognuno di noi sta costruendo il tempio di Dio. Grazie. Chi siamo concretamente? Quali sono, diciamo, i professionisti che hanno collaborato alla realizzazione, stanno collaborando alla realizzazione di questo progetto che per me è un grande sogno? Numerosi medici, alcuni presenti all'interno del gruppo dei soci fondatori dell'associazione stessa, altri che piano piano si stanno avvicinando per offrire le loro consulenze gratuite e mettersi al servizio del consultorio stesso, ginecologi, un chirurgo della mano e del piede, un senologo che offre la sua disponibilità una volta alla settimana, un chirurgo pediatra, un dermatologo, alcuni neuropsichiatri infantili, il pediatra, un medico del lavoro. Oltre ai medici sono presenti anche delle professionalità di specialisti cosiddetti, quindi è presente anche il logopedista, è presente un ortottista, un tecnico della riabilitazione psichiatrica. Contemporaneamente un po' quella che è la fascia più medicalizzata del consultorio, è necessario annoverare anche gli psicologi, non sono di parte, i pedagogisti, un insegnante dei metodi naturali, i pedagogisti l'ho detto, e poi sono presenti anche per poterci sostenere in tutto quello che è la struttura e la gestione anche organizzativa dell'associazione stessa, dei commercialisti, di cui uno fa parte del direttivo, un altro commercialista offre la sua consulenza all'esterno. Come potete verificare, sono diverse specialità professionali, ma tutte insieme che condividiamo un solo sogno, che è quello di servire e quello di mettere le proprie competenze a servizio del prossimo. Molti ci chiedono: ma com'è possibile, ma come fate? Non facciamo tantissimo, ciascuno di noi offre quel margine di tempo che può essere magari dedicato a un tempo vuoto. Allora noi riempiamo questo tempo vuoto di significato mettendo a disposizione degli ultimi quelle che sono le nostre professionalità. Lo facciamo fino a quando riusciremo, e penso che questo negli anni ci ha molto rinforzato, lo faremo fino a quando condivideremo che questo è il nostro desiderio. È stata finora una strada, molto complessa, fatta di momenti più bui, di momenti più luminosi, ma sicuramente non abbiamo mai perso, ricordando proprio Agnese, non abbiamo mai perso la fiducia che questo si può realizzare, a prescindere un po' dal chiacchiericcio, dalle critiche, dalle invidie e dalle gelosie che si possono lungo il cammino incontrare. Perciò non lasciatevi mai sfuggire l'occasione di compiere una buona azione, altrimenti potreste pentirvene, perché essa potrebbe non ripresentarsi. Il vostro motto dovrebbe essere: facciamolo subito.
Ed è proprio da queste parole, facciamolo subito, che stasera volevo condividere con voi questo motto, che spero sia un motto che non condividiamo soltanto noi soci fondatori del consultorio, ma che possa essere uno slancio dato a tutte le associazioni, a tutte le realtà esistenti nel territorio. Facciamolo subito. Facciamolo subito perché? Perché sicuramente c'è una grande richiesta di aiuto, perché è necessario agire le proprie scelte, e attraverso il fare, secondo me, io ho imparato che la fede entra dai piedi, come mi ha insegnato la mia esperienza scout, e se la fede entra dai piedi vuol dire che l'essere cristiani si concretizza nelle scelte concrete, nel fare e non nelle parole, e questo è il motivo che mi ha fatto aderire e penso che ha fatto condividere a tutti l'idea del mettere a servizio la propria professionalità per quel facciamolo subito che noi condividiamo. Grazie. Sul silenzio che abita qui fiorirà un canto che mai nessuno ha cantato. Cioè, le fabbriche delle canone mi ha fatto conoscere un Gesù Cristo ligneo, senza mani, senza piedi. Perché è più grande, l'avrà visto. Non so se adesso si trova il sito nel museo, ecco, nel museo di sotto Chiesa Madre, Monastero Malto. E chiunque fa parte di questa associazione, chiunque si ritroverà a collaborare farà parte di quelle mani, di quei piedi che operano, come Gesù ha detto, non solo hanno operato nella terra di Palestina, ma operano nella terra di Israele. Ma spero che ciascuno di voi porti a casa il desiderio di volerci essere, di voler stare con noi in questo grande sogno. Speranza di vita, sfide tra le mani piangerà.